C'era una volta un dinosauro di nome Dino che viveva nell'era mesozoica. Dino era molto legato ai suoi amici, soprattutto a Gigino, con cui spesso giocava nel prato di fronte casa. Ogni mattina si alzava di buon'ora, canticchiava felice una canzone e si preparava per andare alla tornata del Dinobus. Un giorno però al suo posto trovò una navicella spaziale che chissà come lo catapultò nel cortile della scuola Ammirato Falcone. Un attimo dopo si trovò in un mondo che non era il suo. I bambini della scuola, appena lo videro, incuriositi gli corsero incontro e dopo averlo osservato gli chiesero: «E tu chi sei?» «Mi chiamo Dino, sono un parasaurolofo e vengo dal Cretaceo», rispose timidamente lui. «Ciao, io sono i tre», disse uno di loro, e subito: «No, ci sono prima io, sono i due», ma all'improvviso si sentì una vocina lontana: «Aspettatemi, io sono il più piccolino e non so correre, sono l'uno», e si mise sull'attenti. Poi arrivò il 4 e si mise a fianco del 3 e il 5 a fianco del 4. Si avvicinò la prof Numerix che disse: «Ciao piccolo dinosauro, e tu da dove vieni?» «Mi presento, sono la maestra di matematica. Insegno ai piccoli dinosauri come te a contare, a fare le addizioni, le sottrazioni, le moltiplicazioni e le divisioni. Insomma, ci divertiamo con i numeri». Di corsa arrivarono anche un quadrato, un triangolo ed un cerchio. Essi presentarono: «Noi siamo le forme, siamo care amiche dei numeri 16 e ti presenteremo anche le nostre amiche lettere». Salirono poi al piano superiore e incontrarono una maestra d'italiano di nome Poesix che disse: «Buongiorno, io insegno la magia dell'alfabeto e di come si possono formare bellissime parole». «Forza ragazze, datevi da fare!» «Ciao, io sono la B, io la E, io la N, io la V, io la U, io la T e io la O». «Sai quale parolina meravigliosa formiamo se ci diamo la mano?» disse una di loro. «Benvenuto!» gridarono in coro e si unirono in un bellissimo girotondo. Dino era commosso. «Vieni con noi, ti faremo conoscere la nostra amica geografia e i suoi simpatici aiutanti. Ciao, io mi chiamo Sopra», e gli saltò sulla schiena. Uno gli si ficcò sotto la pancia e gli fece il solletico: «Ciao, io sono Sotto». Un altro gli si parò davanti: «Ciao, io mi chiamo Avanti», e subito fece capolino dietro. Dino non ci capiva più niente
e i suoi occhi sembravano delle girandole, ma si stava divertendo tanto. All'improvviso intorno a lui sentì un dolce suono che non aveva mai udito prima e si fermò di colpo. «E voi chi siete?» chiese Dino. «E perché saltellate?» «Siamo le note musicali!» Ballando si incamminarono e poco più in là incontrarono un gruppo di paroline che giocavano tra loro. «Hello!» disse una di loro. «What's your name?» Dino però non capì. Guardò la letterina A e le chiese. Cosa significa?» E lei «Ti ha chiesto come ti chiami?» Subito lui «Dino, Dino!» «Mi chiamo Dino!» «Eccomi qua che arrivo!» Poi dal gruppo si levò un'altra voce. «How old are you?» La letterina A, vedendolo di nuovo in difficoltà, gli sbigliò. «Quanti anni hai?» «Ti ha chiesto quanti anni hai?» E Dino, «Ho solo 230 milioni di anni!» Tutti lo guardarono stupiti, poi scoppiarono a ridere. «Su, entriamo nel cortile, è bello, ma le aule e i laboratori non sono certo da meno», disse la A. Dino indietreggiò e intimorito esclamò, «Ma io sono troppo grande, non ce la farò mai!» «Coraggio, la scuola è per tutti!» dissero gli altri in coro. Così Dino si convinse a entrare. Una volta dentro, le letterine corsero a chiamare le maestre, che uscirono dalle aule assieme agli alunni. Le forme avvisarono invece i collaboratori, che smisero subito di fare le fotocopie. Le note chiamarono la segretaria, che stava inviando delle mail. I numeri avvertirono la preside Morenax dell'arrivo di un ospite speciale. Un ospite davvero speciale, più speciale di così non si può. «Facciamogli un grande applauso!» esclamò la preside alla vista di Dino e si sedettero tutti in cerchio. Davanti a Dino apparvero tanti libri, tanti, tantissimi, un'infinità. Tutti aspettavano di essere amati. «Wow, che meraviglia!» esclamò Dino. «Sono così colorati! Si mangiano?» «Beh, non proprio, anche se a pensarci bene, qualche bimbo che li divora c'è!» disse la A e scoppiò a ridere. «Si chiamano libri, non sono commestibili, ma ci fanno andare lontano, lontano, se solo lo vogliamo!» Forse Dino stava sognando, ma in fondo i libri a volte hanno proprio questo effetto. Ci fanno volare lontano, lontano. Così Dino tornò a casa e pensando alla splendida giornata, scrisse cos'era per lui la scuola primaria. Regole ma anche emozioni. D. Dare una mano a chi ha bisogno. I. Imparare a leggere e a scrivere. N. Non disturbare la lezione. O. Osservare con attenzione. S. Studiare con impegno. A. Ascoltare in silenzio. U. Usare con cautela il materiale scolastico. R. Raccontare e raccontarsi. O. Occasione per poter esprimere le proprie emozioni. E tanto altro ancora che Dino non vede l'ora di scoprire.